Salve a tutti, io sono Don Gamer e bentornati su Pendleton Red. Allora, hanno aggiornato il gioco e aggiunto una nuova dinamica, hanno aggiunto praticamente gli scudi e un nuovo livello dell'arena, quindi volevo darci un'occhiata veloce prima di cominciare l'episodio. E effettivamente hanno aggiunto l'arena sfida numero 3, cioè farla da soli è praticamente un suicidio, però ci volevo dare un'occhiata. La rottura di balle dell'arena è che se morite una volta dovete rifare tutte le sfide da capo. Oh, siamo di notte e piove. Oh, perfetto. Ok, deduco che il nostro avversario sia dall'altra parte. Mi spiace se è scuretto, ma purtroppo è il livello che è strutturato così. Buongiorno. Oh, eccoli la con mega scudone, scusi, e le giro attorno. E porco cane, come si è rigirato in fretta e mi ha tirato una lanciata sulle gengive. No, stai buono. Oh, ok, sono rimasto un po' fregato. Cercare di fregarlo dalla distanza non funziona. O gli tiro un calcio sullo scudo, non funziona neanche quello. Ti tiro una spadata in testa, neanche. Oh, porco cane, mi chiude la spada. Mi riprendo la spada, mi dia un secondo. Ma attacchi così, zomino di rispetto. Non riesco a colpirlo. Non so come fare. Ah, ma guardalo che strozzo. Ma guardalo che strozzo, mi attacchi con lo scudo così. Ecco, sì, c'era un'apertura. Devo praticamente aspettare un'apertura del nemico, ma è follia. Oh, adesso c'è tanta gente, però vedo che c'è anch'io lo scudino. Sì, ma mi è andato lo scudo culo. Dai, c'ho lo scudo minuscolo io. Oh, vedo gente armata di scudo pesante di là. Allora, abbiamo un po' di colleghi, quindi vediamo di liberarci di sti romanacci abbastanza in fretta. Buongiorno. No, guardalo, guardalo come è arrivato subito, veloce lui. Aspetta. Vado di mega colpo alle spalle. Non ha funzionato. Merda, sono l'ultimo rimasto. Devo stare anche attento che non arrivino quelli con lo scudo. Guardali. Oh, Ciccio, datti una calmata. Ciccio, datti una calmata. State buoni. Ok, i signori con gli scudi però a quanto pare continuano a puntare a me. Se riuscissimo a prendere un loro scudo saremmo molto più difesi. Oh mio Dio, gli ho sfracellato le gengive. Buoni, state buoni che ci morite tutti. Oh, guarda, mi hai attaccato di lato. Oh, si è rotta la mazza, mi serve un'altra arma molto rapidamente. Se avessi anch'io una lancia non sarebbe male. Se riuscissi a colpire sti signori alle spalle quando meno se l'aspettano. L'ho preso, gli è caduto lo scudo al cazzone. Aspetta, mio scudo. Gli ho preso lo scudone. La madonna è gigantesco. Ok, ora mi serve solo un'arma. Aspetta, oh, una lancia ce l'ho anch'io. Guarda, come sei arrivato veloce. E un altro con lo scudo ci è andato giù. Buono. Vediamo un attimo se riusciamo a fregare questi. Aspetta, devo riuscire a parare i colpi, vediamo. Sì, alla grande ripara. Aspetti che le tiro una lanciata sulle gengive. E si è rotta il primo colpo. Certo che una volta le armi erano fatte tanto a culo. Aspetta, vediamo se ti colpisco dalla distanza. Mancato completamente. Buono, stati buono un secondo. Oh, che gentile, mi ha portato una mazza. No, si faccia i cazzi suoi lei. Ok, non so come ce la sto facendo vincere. Ribadisco, sti livelli non sono fatti per essere giocati da una singola persona. Guarda che c'è lo scudino di merda. E ti para comunque. Te lo distruggo. Oh, colpito mentre mi attaccava. Ora è una battaglia fra genti con gli scudi e tu lo sai usare meglio di me. Se mi riuscite tipo un colpo alto, no, ha rimbalzato malamente. Dai, vieni ad attaccarmi, sono completamente scoperto. Au! Ok, mi ha fregato alla grande, mi ha genuinamente fregato alla grande. Ora vediamo se mi attacchi, dai, vieni ad attaccarmi, so che non resisti all'impulso. Ok, ma no, ma non c'aveva lo scudo alto. Olè! Porco cane, ti prendo una lanciata in testa e sei ancora vivo. Complimentoni, Ciccio, eh. Ti giro attorno, ti confondo tantissimo. Oh, gli ho distrutto lo scudo. E ti pigli una spadata in faccia adesso. Quindi lo scudo si può distruggere se lo danneggi abbastanza. Oh, questa è una buona cosa. Però ancora non ho capito come fregarli senza distruggergli lo scudo. Ok, non pensavo neanche di arrivare alla terza arena, onestamente. Oh, quanta gente. Che ci fanno i pirati di Caraibi nell'arena romana? Ma dai. Ok. E io sono già ferito. Un poliziotto nell'arena romana. Ma dimmi te. Vedo solo bottiglie in giro. Oh, non mi fate fare gli scontri solo a colpi di bottiglia. No, che non bevo io. E vabbè, nessun problema. Oh, a quanto pare sono bottiglie ben affilate. Nessun problema. Gradisco un po' di alcol anche a lei. Ehi, che fantastiche non sono queste bottiglie. Aspetta. Tutti vi col... No. Non c'è il suo scudo più remo. Eh sì, certo. Perché attacco questi che sono disarmati a sto punto. Scusi, avrei bisogno di un calice del suo sangue. Abbia pazienza. Au, ok, lei c'aveva lo scudo. Nessun problema. Mi allontano molto timorosamente. No, stia buono, lei con la sciabola. Mi dia la sciabola, molto gentile. Ok, siamo un po' meglio armati adesso. Signore, gradisce una sciabolata? Il signore ha gradito parecchio la sciabola. Dobbiamo stare più che altro attenti a quelli con lo scudo. Quindi attacchiamo quelli con la sciabola da dietro. No, e che cacchio? Ma lo scudo ti funziona anche attraverso le altre persone. Oh, ok. Buono, grazie. Però mi sto cacando la vita. Buongiorno, però lei non è morto. Oh, mi si è rotta la sciabola che due maroni. Aspetta che un signore di prima ne aveva persa una. Grazie, molto gentilo. Ecco qua, neanche questo non è morto. Ma abbiamo provato noi. Oh,
guarda te! Sapeva che lo volevo scivolare prima. Guarda con l'arpione, mi volevi arpionare. A Capitan Findus dei poveri. Tutti con lo scudo. Adesso tutti con lo scudo improvvisamente. E tutti che puntano me. Ma puntate un po' l'un l'altro, tanto che ci siamo, no, eh? Si sono alleati, bastardi. Ah, sei scoperto. Merda, merda. Con il cavolo di scudi. Te, Remo, te le da messe su per il culo, ciccio, eh. Rema, non sta a remarmi contro. Guarda che roba. Non riesco a beccarli proprio. Dannazione. Sì, ma non vale. Sì, ma non... Guarda quella pala. Scava tua madre. Ok, mi sono preso una palata sulle gengive, ma almeno uno c'è morto. Sto livello non lo superiamo. Ma porca di quella porca. Porto quanta più gente possibile con me. Avanti, attaccami. Bravo, scemo. Merda, gli ho beccato lo scudo. Ma che sfiga. Ok, l'alcol mi ha salvato prima e mi salverà anche adesso. Gli ho fatto fuori lo scudo con la bottiglia. Come diavolo funziona sta cosa? È un mistero. Stati buono. Stati buono un secondo. Ok, e mi ha portato una mannaia. Ma che gentilo. Ragazzuoli, ne possiamo parlare? No, come non detto. Guarda, mi hai riportato la mannaia direttamente. Aspetta, appena mi attaccano, appena c'è un'apertura. Olè! Preso! Ok, ok. Oh, mamma mia, che ansia. Io provo a girargli attorno, ma questo c'ha un remo. C'ha un remo. È come fare la gara di piselli e arrivare a occhio si freddi. Non vale, è barare. È chiaramente barare. Ok, ci riprovo, solta a sciabolate in testa. Merda, ok, però gli ho distrutto lo scudo. Bravo, furbacchione. E ti offro da bere. Allora ti offro un ca... Merda, l'ho ucciso e lui ha ucciso me. Porco cane, mi sono... Ero troppo arrogante. Difficili ste sfide. Ok, dai, tutto quel parlare di alcol mi ha fatto venire sette anche a me. E questo è un localino irlandese che c'è dalle mie parti. Ovviamente è la sagra della salsiccia, eh. Qua non c'è faiga nel raggio di un chilometro. Sono tutti maschioni veri. Guardali, guardi come mi guardano. Questo è l'unico maschione poco vero. Ah, non mi rimetto, è un bel localino. Cioè, quella roba che servono è uno schifo immane. C'è sempre il malvivente di turno che ti punta. Cosa sta puntando? Una mannaia. Qua c'è un signore. Mi deve fumare, io dovrei fare la cacca, ma porca di quella porca. Qui abbiamo la cucina. Non mangiate quella cucina qua dentro, perché morite malo malo. E c'è un pulsante. Che fa sto pulsante? Ho spento le luci. No, riaccendi che qua ti scatta lo stupro improvviso, eh. Qua entri con la verginità anale e esci senza, di sicuro. L'unica cosa che non dovete fare sono gli scherzoni tipo cavare la sedia da sotto le persone, perché a quanto pare soffrono di levitazione. È un brutto problema degli irlandesi. Dai, mi faccio anche una partita veloce veloce biliardo, eh. Porti pazienza, scusi, si cava che è il mio turno. Si cava che è il mio turno, le ho detto. Porca di colpo. Oh, risa nel bar irlandese, ma porca di quelli per porca. Ok, vado dietro il bancone, mi fingo il barista. No, sono io il barista, non rompo le palle. Le servo gli alcolici e calci sulle gengive, non ci sono problemi. Perché c'era una mazza da baseball, nessun problema. Chi vuole del whisky, lei gradisca, nessun problema. No, le ho detto che sono io il barista, non rompo le palle. Lei è stato licenziato. Guardalo, che rompi i coglioni. Lei è molto giapponese e poco irlandese, porca di quella porca. Ma tutti mirano alla mia posizione. Ok, lascio il posto, nessun problema. Mi improvviso cameriere, gradisca, si segga un attimino. Prenda una sedia, non ci sono problemi, le abbiamo di tutte le stagionature. Oh, quel tizio si è fissato con me, eh? Sì, ma stai buono che hai rotto i maroni. Ma guarda te, oh, mi hanno portato una stecca da biliardo. Nessun problema, ci gioco con le vostre teste, non ci sono problemi. Guarda che ha tentato di attaccarmi. Chi voleva il whiskino? Lei voleva il whiskino, ecco qua, perfetto, sono 20 euro. Ho detto seduti e datevi una calmata. Il malvivente che mi ha attaccato con la mannaia, no. Prenda una mannaia, gradisco due volte una mannaia. A quanto pare non ci sono mai abbastanza mannaie. Ehi, giù dai tavoli te, porca di quella porca. Ok, come potete notare la situazione degenera abbastanza in fretta in sti bar, eh. Bisogna essere molto onesti. Anche il batterista se n'è andato, perché quella porca. Basta, ho detto che non gioco più a biliardo con voi. Porca di quelli per porca. Ma dimmi te, oh, giochi una volta e subito si fissano perché sei il migliore. Guardalo, guardalo. Tutti vogliono il mio record di campione. Ragazzi, diamoci una colmata, ho detto, ok? Oh, porca di quella porca, buono. Ragazzi, voi state qua tranquilli a cucinare. Mi pare che qua tenessero un cellulare della Vodafone. Eccolo qua, vediamo se riesco a prendere il cellulare della Vodafone. Au! Qualcun altro voleva il cellulare della Vodafone, ma dimmi te. Ok, tornerò dopo a prenderlo. No, c'è troppa gente. No, c'è decisamente troppa gente. Au! Bani, state buoni. Non si può entrare nella cucina. Cellulare della Vodafone, scelgo te. Ok, ok. A tutti vi aggredisco col cellulare della Vodafone. Ci sono problemi. Porca di quelle iper porca. No, state buoni. State buoni, torno fuori dalle cucine, guarda, c'è puzza qua dentro. Au, buoni. Oh, gli irlandesi mi circondano. Merda. Ah, aiuto, buon salve, buongiorno, che è fuori di qui. La situazione si è infiammata parecchio per un secondo là dentro. Ok, vediamo un attimo se questi credono i cellulari. No, a quanto pare no, per niente. Il signore soffre di mal di testa da cellulare. Ribadisco, giù dai tavoli, ciccio. Devi scendere. Oh, attina calmata. Dattina calmata, ci sono delle regole. È un pub rispettabile questo. A questo punto, se non volete bere, gradiate un Miracle Blade. Au!
No, il signore mi ha offerto una stecca, non l'ho gradita molto, eh. Ok, dannazione, questo è il mio pub, adesso mi sono incazzato. Vado subito di cellulare della Vodafone. Buonasera, scusate, eh. Ok, perfetto. E gli faccio vedere io chi è il miglior barista del pub. Maledetto rompicoglioni. Ok, perfetto, ora il posto è mio, non rompete i maroni. Ho detto giù dai tavoli laggiù, scusi, ho beccato il signore sbagliato. La master baseball dov'è? Ecco qua. Metta giù il microfono, non c'è la, non è la serata karaoke. Dimmi te, tutti che vogliono partecipare alla serata karaoke senza un minimo di rispetto. Neanche lei, che lei cantava di merda la settimana scorsa. No, stai buono. Diciò, datti una calmata. Aspetta, che c'è il Miracle Blade che mi salverà la vita. Il primo che si alza si piglia una coltellata. Appunto, avevo avvisato. Guarda che stronzo. Guarda che stronzo. Stai calmo. Oh, ciccio, a te non ti servo più, che ti puzza l'alito. Ma dimmi te. No, ok, dai, scusa, è stata un'offesa gratuita. Senti, puoi cantare, ti lascio cantare se vuoi, non ci sono problemi. Ok, a quanto pare la serata karaoke non sta andando molto bene. Chi è il prossimo che vuole salire sul palco? Signore che giù vuole salire sul palco? No, canta, canta che ti passa, c'è anche il modo di dire. Ragazzi, lo sappiamo tutti che se salgo io sul palco vi ammazzo con la prima canzone o mi trucidate voi con la... dopo un po'. No, stai buono. Era uno scherzo amichevole, porco cane, a colpi di bottiglie. Siamo in un pub, si uccide a colpi di bottiglie, non ci sono problemi. Ehi, acuccia. Ogni volta che colpisco uno cadono tutte le genti, eh. Una bottigliata, la vinci... Ah, vinci tu, ci sono problemi. Ehi, volevi tu la bottigliata? Ci sono problemi, sei un pub, qua siamo pieni zeppi di bottiglie. Olè. Questa è un'ottima annata, questa è un'ottima annata. C'è gli spalmi, signore, posseduto da demonio. Scusi, c'è un signore posseduto da Satana, porti pazienza un secondo. Ok, essermi trincerato qua dietro è stata un'ottima tattica. Però te con la mazza no, che hai rotto il cacchio. State buoni e sedetevi. Genti dovunque. Era sua la sedia, gliela ritorno a calci sulle gengive. Ma dimmi te, non ci sono problemi, abbiamo sedie per tutti. Signore, come va la possessione demoniaca? Scusi, provo a tirarle via il demonio a calci sulle gengive. Ah, ancora il signore con la mazza. Ma porco cane. Ciccio, ti devi dare una calmata. Dammi la stecca, che continuo a chiamarla mazza non so perché. Boni, ti faccio vedere io come si gioca a biliardo in un bar irlandese. Ah, molto bene, guardalo. Il campione di biliardo è arrivato, ma dimmi te. Dov'è il campione? Scusi, signor campione, dov'è? Si alzi qua e si sega un secondo che la vedo un attimino pallidino in volto. Scusi. Wow. A cuoco, ero dalla tua parte. Non è vero, gli ho criticato male la cucina. Mi sa che m'ha sentito. Mi sa che m'ha sentito tanto. Nah, state buono. Stati buono un secondo. Siediti, t'ho detto. Mi sale il DeLong Gamer passione biliardo. Vediamo un po', non è male. Ma potrebbe migliorare, eh. Potrebbe migliorare, in effetti. Au, guardate con le mannaie. Ho detto no, maremma mannaia. Ecco, appunto, gli colpisco con la mia musica. Venga qua, gradisca tutta la mia chitarra. Ma dimmi te. Oddio, gli ho spappolato la testa. Ragazzi, state tutti buoni, ho detto. Oh, e datevi una calmata. Porca di quella porca. Oh, si sono incazzati. Lo scherzo della Shockwave non passa mai inosservato. Ho visto un cellulare della Vodafone. Aspetta che c'è tanta gente. Ma per fortuna che siamo in un pub. E in un pub irlandese un creak lo trovi sempre. È una faccia su cui schiantarcelo lo stesso. Ok, devo dire che la rissa sta andando abbastanza bene. Sono molto soddisfatto. No, con la mazza da baseball. No, col Miracle Blade. Ma la fanculo che si rompe tutto da ste parti. State buoni, eh. No, guarda. Tutta la gente che vuole un autografo perché è entrato il VIP nel locale. Ma dimmi te, stia giù, non firmo niente. Ho detto stia giù, non firmo niente. Oh, datti una calmata, ma dimmi te. Ragazzi, la continuiamo sta partita di biliardo? No, nessuno che mi caghi mai quando voglio fare una partita. Nessuno che mi caga, mi sento ignorato. Ok, il signore si è un attimino accorto della mia presenza. Ciccio, siediti che stai perdendo sangue. Con che velocità non mi ha aggredito? Sei buono, anche tu. Oh, quello c'è una mannaia, ma anche no. Non gioco più con voi. Che fai con quella mannaia? Metti giù la mannaia che ti fai male. Mai nessuno che mi ascolti, eh. Oh, scusi, mi presta la mazza da baseball. Molto gentile da parte sua, guardi. È un pub e se non tiro due legnate con la mazza da baseball non sono contento, speriamo che non si rompa subito. State buoni. C'è ancora il cuoco incazzato con la vita. Guardali quanto sono incazzati questi. No, era... Dai ragazzi, Ciccio, è normale in un pub, non ti puoi incazzare. Vai in un pub irlandese perché ci sono le risse. Lo sanno tutti. Oh, al diavolo. Al diavolo mi sale il berserk. Porca di quelle iper, porca, adesso vi legno tutti. Vi insegno io a rompere le balle a chi va sempre nei bar irlandesi. Vieni qua, ci arrivo prima che mi scada il berserk. Cazzo! Buono, non male, aspetta che c'era anche un signore svenuto qua a terra. Un ultimo pugno, a pugni ci muori malo. No, ok, no, come non detto. Mi ha salito un attimino un po' l'arroganza, siamo onesti.
Ragazzi, datevi una calmata che oggi è la serata tranquilla, Buoni, buoni, ragazzi, vi offro io da bere, vi offro io da bere, sedetevi. Possiamo risolvere la questione in maniera amichevole, non è troppo tardi, sono abituato alle stragi. No, fai... Ma porco cane, con una mannaia mi gradisci. Gradisca un calice di calci su per il culo, non ci sono problemi. Ma dimmi te. Scusi, mi ha schizzato tutto sulle babbucce nuove, ma le trompicoglioni. Beh, ok, allora, siamo onesti, questa è la tipica serata a un pub irlandese, per chi se lo domandasse, Tuttavia, si è fatto tardi, ragazzuoli, mi sono divertito, la musica, la band è stata piacevole. Però devo andare, che devo andare a registrare Friday presto domani mattina. È stato un piacere, ci vediamo la settimana prossima, ok? Ciao ciao! E a questo punto vorrei continuare a combattere come gladiatore nell'arena. Bastano, mi hanno dato dei colleghi nudi, porca di quella porca. Stavolta ce la dovremmo fare, è una sfida un attimino più fattibile di quella precedente, però c'ho ancora lo scudo culo. Ok, dobbiamo solo trovare un'arma, dobbiamo solo trovare una pala. Mi difenderò con una pala. Contro le armate romane devo difendermi con una pala. Non è giusto. Guarda quanta gente c'è. Ok, però ce la stiamo facendo. Guarda il pubblico come contento. Stanno trucidando i nostri colleghi. Merda. Dobbiamo trovare delle armi migliori. Wow! Il ciccio c'è morto malo. Anzi, scusa, non ci sei morto abbastanza. Ora un po' di più. Ok. Ah, ci sono stato infuocato. Porca di quella porca. No, mi si allontano con i suoi desideri i carnali impuri. Buono. Ok, ragazzi, mi date una mano col signore. Io lo distraggo, tu lo attacchi da dietro. Bravissimo. Minchia, l'ho proprio decapitato. Ok. Abbiamo praticamente vinto l'arena. C'è qualcuno ancora infuocato. Però non è finita. C'è ancora un sacco di gente e l'imperatore lassù. Ci si rivolta di brutto. Fotte sega. Maledetti rompicoglioni. Wow, che legnate lo sta tirando sta cavolo di coda. Vai le peggio stra. Giminchia, gli ho disfatto la faccia. Gliel'ho proprio distrutta spappolata. Oh, mi si è rotta la mazza. Si va di lancia. Guarda gente infuocata. Guarda che disastro. Merda, tu c'hai lo scudo serio. Ragazzi, qualcuno mi distrae il signore? Cortesemente, quando avete un secondo. Dalla distanza, non ne avrò mai nella vita. State buoni. C'ho anche i pirati dei Caraibi, a quanto pare, che devono stracciare la minchia. Non so quanti dei miei colleghi siano ancora vivi. Scusi, mi va un attimino sul fuoco. Volevo essere convinto che... Sicuro che fosse bello bollente. Direi di sì, dai. No, stati buoni un secondo. Gesù, ste cavolo di asce sono una cosa incredibile. Guarda. Pam, e ti fai i voletti. Fantastiche. Che cosa fa? Guarda il furbetto che si è preso lo scudo e te l'ho distrutto. No, stati buono. Stai buono un secondo. Quanto cavolo sei grosso tu. Però ci vieni morto anche malo. Guarda che è andato a prendere lo scudo migliore. Maledetto rompicoglioni. Il signore qua come lo freghiamo? Allora, tattica della vita. Appena provo ad attaccarmi, ti pigli una sciatta in testa. Ok, funziona ancora. Ok. Questi li attacchiamo alle spalle senza un minimo di rispetto. Però ste cavolo di armi si rompono troppo in fretta. E siamo riusciti a non farci ancora ferire. Stiamo combattendo molto bene. Imperatore, lei è il prossimo, Ok, buono. Gradisca una mazzata sulle gengive e un calcio sulle palle. Oh, ma che gentile, mi ha lasciato una lancia. Guardi, gliela ritorno a un colpo alla volta se mi ci muore. Grazie, molto gentile. Perché ciccio, scendi da lì che poi ti arrivano le lance sul collo e ti fai male. Signore, lei deve guardare di qua, deve attaccare di qua. È un po' ricoglionita la gente, ragazzi. Ragazzuoli. No, nessuno che mi attacca. Ah, lei mi ha attaccato, ma che gentile. No, che ti tiro lo spadino più piccolo della vita. E ci sei morto davvero, ma che gentile, mi ha regalato una spada. Sono stato un bambino bravo, non avrò mai la vita. Vediamo questi, buongiorno. Scusi, una coltellata in testa. Oh, mancano i 9. Guarda con la mazza mi attacchi. Oh, l'imperatore gli smaito le gengive. Anzi, sapete cosa? Si va di smaitamento compulsivo, vai. Uno smaitamento a te. Uno smaitamento a te anche laggiù. Uno all'imperatore che deve stracciare la minchia. Imperatore, venga giù. Vediamo un po' se glielo spappoliamo di brutto. Vai che spappoliamo l'imperatore. No, è ancora vivo. No, glielo spappolato di brutto, signor imperatore. Maledetto rompicoglioni, chi è ancora vivo? Chi gradisce uno smaitamento? Non vedo i signori, dove sono? Dove sono finiti tutti? Però l'imperatore c'è morto malissimo, Siamo onesti, c'è morto tanto malo. Ah, ma siete qua dietro, buongiorno. Scusi, l'attacco da sotto senza un minimo di rispetto. Attacco dalla distanza, scelgo te. È super efficace, una volta tanto c'ho anch'io un po' di mira, incredibile. Ragazzi, via da qua dietro che a far cosace, datevi una calmata. Ma dimmi te. Oh, ho ritrovato la pala. Vai, la migliore amica del gladiatore moderno. Aspetta, dove è andato il signore? L'ho visto tipo volare di qua. Dove è andato? Buon uomo. No, mi siete teletrasportato, dove è andato? Dov'è? No, non so dov'è. Non so onestamente dove è finito. Ah, mi sei tornato lassù. Scusi, lo sapevo, avessimo il teletrasporto nell'antica Roma. Però avevamo le pale che sfracassavano i crani. Non male. Però io volevo diventare il nuovo imperatore. Ma che due maroni. Ok, dai, beh, direi che in questa arena mi sono comportato molto meglio. La battaglia è finita nel migliore dei modi.
Ma purtroppo io direi che anche per questo episodio è tutto, quindi lasciate un bel mi piace per continuare la serie, condividete i tuoi film per aiutare il canale a crescere e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!